non vanno più le stagioni come dovrebbero andare. Noi avevamo la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Io l'anno scorso, mi è morta la moglie, gli ho portato tutto l'inverno rose fiorite. Tutto l'inverno. Quindi non c'è più l'inverno. E questo è quello, tutta la causa di sto male. La pianta andava a riposo a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, e a marzo si svegliavano. Però la pianta d'inverno mangia, perché la terra è calda. Quindi mangiava, aveva, si era riempita, come fioriva, trasmetteva tutto il mangiare ai fiori e ai frutti. Abbiamo il fiume, però questi torrenti di Ternelli ben curati, perché in questi ultimi anni, con il cambiamento climatico, siamo che passiamo da stagioni aride ad inverni con delle bombe di acqua, ma anche d'estate, e questo qui potrebbe essere pericoloso. Quindi non ci dimentichiamo anche di quelli che sono queste evoluzioni del clima, quindi questi pericoli che potenziali potrebbero essere, e noi Sant'Arcangelo abbiamo un fiume che, se gestito bene, è una risorsa, ma se gestito male potrebbe essere un problema, ed è successo. Come tutti sappiamo, il mondo intero sta soffrendo di questo riscaldamento climatico e quindi la situazione si peggiorerà sempre di più. A mia opinione, bisognerebbe che i cittadini, come singoli, dovrebbero informarsi maggiormente rispetto a questa problematica e essere più responsabili, perché anche vedo molti ragazzi della mia età o anche più giovani che guardano questo problema, si affacciano al problema dell'ambiente, però comunque rimangono come un qualcosa che non gli appartiene. Secondo me è importante anche che Sant'Arcangelo inizi a favorire gli obiettivi dell'Agenda 2030, per esempio fornendo delle infrastrutture sostenibili, utilizzando energia rinnovabile o anche mezzi di trasporto che oggigiorno invece sono carburati da energie fossili. Lavoriamo nel campo dei prodotti petroliferi e stiamo ritirando anche biometano, anche per i carburanti si sta andando verso prodotti bio, ma però per parecchi anni credo che non se ne possa fare meno dei carburanti fossili, non c'è la possibilità per le auto di andare elettrico, per la produzione di corrente non sarebbe sufficiente. Anche perché poi la corrente, se la facciamo col metano, è inutile che usiamo il metano per fare la corrente, quando tanto vale che le auto vadano a metano o GPL o con i biocarburanti. Cercherei di far capire alle persone che viviamo tutti in un unico mondo, in un'unica terra, che in questo momento è abbastanza, come dire, in pericolo per il futuro. Mi piacerebbe fare in modo che tutte le persone capiscono che sì, dobbiamo cambiare, ma il cambiamento deve iniziare da noi stessi. Non puoi dire sì, cambiamo, ma inizia prima te, come stiamo sempre facendo, no? Se ci mettiamo in questa logica, non, questi problemi non li risolveremo mai. Sicuramente anche da parte dei giovani c'è anche forse anche un po' di rabbia nei confronti di questa cosa, no? Forse anche nei confronti delle vecchie generazioni, perché molti dicono: ah, voi ci avete lasciato il mondo in queste condizioni. Cioè, sicuramente c'è molta consapevolezza, perché comunque anche a scuola o in università è proprio la parola, l'ordine del giorno. Poi è sempre la questione che è molto difficile poi trasformare in fatti una parola, però secondo, ovviamente partendo dalla propria consapevolezza, che anche una piccola cosa può fare la differenza se tutti la facciamo. Noi abbiamo una grossa responsabilità, intanto la responsabilità di averlo rovinato questo ambiente, quindi di questo ci dobbiamo sentire responsabili. Sta a noi adulti aiutarli a fargli capire quali sono poi le azioni virtuose che servono per l'ambiente. I ragazzi sono fantastici, iperricettivi e molto profondi, quindi se lavoriamo con coscienza con loro e se gli diamo gli strumenti, sono veramente in grado di cambiare in molto meglio le cose.
Mi ricordo quando ero più piccola c'era questa giornata senza impegno per la popolazione, questa giornata in cui chi voleva aderire si presentava con i propri sacchetti, si facevano tutti i cappuccini e si puliva i cappuccini da tutte, dalla plastica, dalla carta. Ecco, questa secondo me è un'iniziativa che manca da troppi anni e dovrebbe ritornare. Io dico sempre, anche quando mi trovo insomma a progettare nel sociale, che i nostri progetti devono essere ecosostenibili, quindi di cercarci di staccare dall'idea che tutto si fa se si hanno solo dei soldi, ma dare più forza alla disponibilità delle persone e ai favori. Sarebbe bellissimo se tutto girasse intorno a un favore ricambiato. Forse tante cose potrebbero cambiare, potrebbero andare avanti o si potrebbe creare qualcosa di nuovo.